Bam 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 bam. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, 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 buongiorno. Oggi, oltre a iscrivervi al canale che tanto è gratis, andate sul canale di Giorgio, codice sconto duro, che c'è il Black Friday, le offerte migliori di tutto l'anno. Se dovete fare regali di Natale, adesso è il momento giusto, ci sono le più grandi offerte che mai troverete in tutto l'anno, perché c'è Black Friday. Quindi mi raccomando, codice sconto duro, trovate Giorgia, canale su YouTube Giorgia, ci sono i miei video con i link, con gli sconti e tutto. Non lo posso fare qua, se no mi chiudono il canale. Detto questo, sono molto preoccupato per la partita di Lecce, o meglio, non preoccupato, però ho lì il pensiero, perché per noi è una trasferta fondamentale. Ovviamente il mago del calendario, l'ex dirigente nerazzurro, ce l'ha messa sabato alle 15, capito? Top, no? Dopo che fai la partita di Champions, sabato proprio alle 15, proprio bello orario, eh? Sapete che io odio questi orari qua. Ma prima si giocava tutti alle 15 di domenica, non ci giocavo ogni tre giorni ed era un'altra cosa. Oggi giocare alle 15 è brutto, anche per vedere la partita è scomodo, perché io di solito a quell'ora dormo un'oretta e invece mi tocca star sveglio. Però la trasferta di Lecce ci dirà la verità su cosa vogliamo fare quest'anno, perché se vinci allora rimani in corsa e poi vediamo cosa succede, perché poi ci sarà la Fiorentina in casa prima del Dortmund, cioè partite molto complicate. Tanto che bello andare a Cucu. Con chi hai giocato di la Fiorentina? Il Kurukiki, Kukuriki. Che bella la Conference, l'amo. E Kurakiki, boh, bellissima. Di Belgrado, mi hanno detto. E quindi, ragazzi, domani dovrà essere anche il giorno di Ciucuciucu. Perché è vero che non è ancora al top della forma, tornare un infortunio, probabilmente non ha neanche i 90 minuti. Però domani Lecce è un campo grande. Ma toglietemi una curiosità. Non so se capita solo a me o se capita anche a voi. Scrivetemelo qua sotto. Ma non vi sembra, quando giochiamo in trasferta, soprattutto in Europa, però anche in Italia, alcuni campi, tipo il campo di Lecce, quando giochiamo in trasferta, quasi sempre, a me sembra che il campo è più grande. Ma sbaglio? Cioè, non lo so, io quando giochiamo in trasferta, vedo il campo che per arrivare di là, oh, mi sembra Ollie e Benji, ci vogliono due, cioè molto più grande del nostro. Sbaglio? È un'impressione mia o è così? Fatemi sapere, perché ho questa idea qua. Tipo, a Salerno no. Più o meno come, ma Lecce mi sembra enorme quel campo. Mi sembra che non arrivi mai dall'altra parte. Boh, probabilmente sbaglio io, non so. Fatemi sapere cosa ne dite. Penso che quando vai a giocare a Barcellona, cioè il campo è, vabbè, speriamo di far bene. Comunque, proprio perché il campo è grande, Ciucu avrà spazio per la sua corsa, per andare, per infilarsi, eccetera. Secondo me farà più fatica Giroud in un campo così grande. Però tra Ciucu e Leao abbiamo le frecce per volare. Volevo chiudere con il discorso Rade Krunic. Devo fare il mio applauso a Furlani, perché gli avevo detto delle cose e mi ha ascoltato. Ha fatto quello che un dirigente deve fare, cioè quest'estate c'era tutto il discorso Turchia, Krunic, il rinnovo, ci offrono questo dalla Turchia. C'ha contratto, sono gli ultimi giorni di mercato, rimane. A novembre ne parliamo, come vi avevo detto, no? Siamo a novembre. Rade Krunic, che facciamo? Vuoi rinnovare? Vuoi stare qua? Guarda che qua c'è un allenatore che ti vuole bene. Già l'anno prossimo non lo so se ci sarà questo allenatore. Quindi cosa vuoi fare? Vuoi rinnovare il contratto? Ti diamo poco e niente, che è quello che poi vali. Lo rinnoviamo questo contratto? Poco e niente, poi 2,5 gli danno. Cioè non è che gli danno poco, anzi pure troppo.
Che vuole? La gente è matta. Lo vuoi rinnovare questo contratto? No, 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 a me in Turchia mi danno le escort in camera, l'hotel, il vino e l'uva. Va bene, puoi andare. No, ma se mi dai tutto tranne l'uva, rimango qua. Non hai capito? L'hai visto Musa col Paris Saint-Germain? L'hai visto Musa? Tu dimmi se l'hai visto. L'hai visto Musa? Tra un mese, anzi, forse già prima di un mese, torna anche Benasser. Conosci Isma Benasser, quello lì che sa giocare a calcio, bravo. In più, se giochiamo a due, non servi proprio. Ne troviamo altri 1.000 a 2,5 facili. Quindi o rinnovi a queste cifre, o ti mangi questa minestra, o ti butti dalla finestra. Capito? Rade rade. Quindi, parte a giugno. Ci pagano perché ci devono pagare, per me è scadenza l'anno prossimo. Ci pagano a giugno anche 8 milioni, 7-8 milioni, dai. Cioè, uno che lo vendi a 7-8 milioni, ti può mai chiedere 3 milioni di ingaggio? Cioè, è più l'ingaggio dei soldi che prendo se ti vendo. Di solito l'ingaggio dovrebbe essere 10% del tuo valore, più o meno, un po' meno, anzi meno, perché non è che Leao che vale 15 milioni, che vale 150 milioni, gli dai 15 milioni di stipendio. Pure vale 600, non è che gli dai 10 di stipendio, però più o meno l'idea è quella. Quindi rade rade, se ti va bene così. Tra l'altro domani dovrebbe giocare pure titolare. Vediamo, domani è partita difficile, eh? Loro attaccheranno. Speriamo bene, ragazzi. Il resto dovrebbe rimanere confermato. Calabria, ciao Tomori. Non è che abbiamo molta altra. Ieri uno mi diceva: no, ma abbiamo anche Caldara. Capito? È rotto anche quello. Non è che abbiamo, è rotto pure quello. Quindi non ce l'abbiamo. E il centrocampo, io personalmente lascerei lo stesso del Paris Saint-Germain. Tanto poi c'è la sosta nazionale. Quindi io personalmente lascerei quello, però. Vediamo come l'ha studiata Pioli, come giocano gli avversari, non è che conosco tutti gli avversari, come giocano, Lecce, eccetera, eccetera, eccetera. Però vogliamo essere fiduciosi, dai. Mi raccomando per il Black Friday, mi raccomando per il Black Friday, ci sentiamo nel pomeriggio con qualcosa di più succoso, perché mo non c'era molto da dire, sì, il ritorno di Ibra, va bene. E fate i bravi, ciao belli, ciao ciao.